Per tradizione si dice che le pesche debbano fare proprio plof nel vino. Proprio così. Ciao a tutti! Oggi mi trovo nella casa al mare, ma non potevo non condividere con voi una ricettina semplicissima che stavo preparando e che prevede soltanto due ingredienti. Chi la conosce sicuramente l'avrà già riconosciuta. Sto parlando delle pesche nel vino. Si tratta di una bevanda semplicissima, appunto con soli due ingredienti, che si prepara in pochissimo tempo e che ricorda la famosa sangria spagnola. Una bevanda che però si prepara in tutto il sud Italia ed è perfetta nelle giornate più calde dell'estate. Gli ingredienti sono appunto soltanto due: le pesche ed il vino. Ma dai, iniziamo a prepararla. Partiamo dal vino che dobbiamo aggiungere all'interno di una brocca ben capiente. Che tipo di vino utilizzare? Quello che preferite. Andrà bene del vino rosso, come nel mio caso, ma anche del vino bianco. Scegliete la tipologia di vino che più preferite, quella tipica della vostra zona o quella che vi piace di più. Il vino lo abbiamo versato quindi all'interno della brocca e adesso ci dedichiamo all'altro ingrediente fondamentale di questa ricetta, ovvero le pesche. Nel mio caso sto utilizzando delle percoche, che sono quelle che solitamente si utilizzano per preparare le pesche nel vino. Ma non preoccupatevi se non trovate le percoche, andrà bene anche, ad esempio, nella mia zona è molto diffusa la pesca bivona, va benissimo anche quella. L'importante è che sia una pesca dalla polpa più compatta, in maniera tale che rimanga poi nei pezzi che prepariamo, insomma, ben soda quando la immergiamo nel vino. Partiamo quindi dalle pesche che io ho già lavato e adesso dobbiamo pelare. Togliamo quindi la buccia, per poi ridurre in pezzi la pesca. È importante che la pesca abbia una polpa compatta, ma che sia anche un po' matura, in maniera tale da rilasciare un sapore e un profumo più intenso poi nel vino. Tagliamo ora la pesca in pezzi, non troppo piccoli, più o meno così, e li immergiamo nel vino. Questo perché in questo modo sarà più facile poter consumare la nostra pesca, perché non berremo soltanto il vino che assumerà un profumo e un gusto davvero meraviglioso, ma mangeremo anche la pesca. Continuiamo ora così con tutte le altre pesche. Quante pesche utilizzare? Dipende un po' dai vostri gusti. Io solitamente su 1 litro di vino rosso metto 4-5 pesche. Come vedete, ho aggiunto prima il vino e dopo sto aggiungendo le pesche, perché per tradizione si dice che le pesche debbano fare proprio plof nel vino. Proprio così. Adesso non ci resta che mescolare velocemente con un cucchiaio e riporre la brocca in frigorifero per almeno 2 ore. La pesca nel vino, infatti, si serve ben fredda. Come avete visto, la ricetta è facilissima, ma vedrete davvero super sfiziosa. Come dico sempre io, da provare. Ora io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!